Qualità oggi, qualità dopo la sigla. Questo non era un video programmato, ma ho trovato una valanga di GoPro. Non sono GoPro, sono telecamerine del cazzo, ma sono 10 euro. Quindi la comprerò per provare come funziona e per vedere se effettivamente ne vale 10 euro oppure non ne vale nemmeno quelli. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi spacchettamento e brevissime prime impressioni di questa action camera marcata NIO. Questo video servirà appunto per capire con 10 euro che cosa ci potrebbero dare e se effettivamente ne vale 10 euro o se potrebbe valere anche magari di più. Comunque sia, direi di spacchettare. Iniziamo con aprire questa favolosa confezione dall'alto. Tiriamo fuori il nostro bolide, che si presenta così in questa plasticaccia. Oddio. Ok, la confezione è tipo simile a quella della GoPro. Cioè c'è la telecamera sopra e sotto tutti gli accessori. Partiamo dagli accessori. Vediamo con 10 euro, ricordo 10 euro ho pagato questa cosa. Un mount, credo per tipo non mettere lo scafandro, credo sia questo robot. Cavetto appunto di ricarica, classicissimo. Una fettuccia con velcro, penso per attaccarla tipo al casco da bicicletta, quello con i fori. Questo è un piccolo snodo per metterla sul cavalletto, che è molto utile tra l'altro. Cioè in realtà, se andiamo a comprare tutte queste cose su Amazon, credo di spendere molto più di 10 euro. Poi abbiamo un altro di questi mounter per appunto i manubri per la bicicletta con le due vitine. Poi abbiamo un altro piccolo snodo così, di quelli classici di action cam, tipo quelli della GoPro, semplicissimo. E infine una basetta con adesivo, che credo sia un adesivo normalissimo, per appunto attaccarla alle superfici. Cioè ragazzi, già così secondo me 10 euro ne vale. Tutti questi aggeggioli, se ne vai a comprare su Amazon, costano di più 10 euro per forza. Ma adesso arriviamo alla super telecamera, ragazzi. Guardate che fascino con lo scafandrone. Da scatola dice di essere impermeabile fino a 30 metri, come c'è scritto qua. Però insomma, non so se fidarmi. Comunque sì, caratteristiche principali ovviamente sono lo schermo LCD da 5,1 cm, quindi anche lo schermo LCD non è touch, ovviamente non è touch come la GoPro. Risoluzione video massima 1280x720 a 30 fps, quindi HD, non full HD, ma appunto HD a 30 fps. Beh, cosa ci si voleva aspettare da questo coso? Bene, è arrivato il momento di spacchettare questo cosino, di toglierla dallo scafandro. Credo si apra come la GoPro quella vera. No! Non si apre come la GoPro quella vera. E voilà ragazzi, guardiamo il nostro bolide. Wow, credo addirittura abbia tipo la lente proprio in plastica, nemmeno vetro. Cioè ha la lente tipo in plastica, non so se si riesce a capire dalla telecamera, però è proprio plastica. Tra le altre cose c'è anche la micro SD inclusa nel prezzo. Cioè fantastico, 10 euro raga, 10 euro. Non credo ci sia la batteria rimovibile, cioè praticamente è uno sportellino inutile questo, però ok. Qua lateralmente ci sono due tasti per scorrere magari vari menu, non so, adesso la accendiamo. Qua ingresso micro USB per ricaricarla e schedina SD. E sopra niente, sopra abbiamo il tasto ok, che credo servirà anche per la registrazione, e poi un piccolo LED, appunto non so, che lampeggerà quando registra. Ma ecco il momento della verità, accendiamo questo bolide, teniamo premuto, guardiamo cosa succede. Fa anche un leggero suono, non so se avete sentito. E sta anche già registrando. Perché sta registrando? Stop. Lo schermo è in 4 terzi, come fa a riprendere in HD? La lucina sopra si illumina di blu quando non stiamo registrando. Facciamo un video di prova e ve lo metterò subito dopo. Salve, sono Davide. Credo che sono molto ravvicinato con questa telecamerina. Questa è una prova dell'audio e del video di questa fantastica NIO ActionCam. Inquadriamo anche la mia fotocamera con lo schermino, guardiamo cosa succede. Vi metterò tutto ovviamente a schermo tra pochissimo. Date voi una valutazione a questi video. Beh, ovviamente sono una ciofeca, fanno veramente schifo con tutti gli accessori possibili. Cioè non so cosa pensare, perché sono abbastanza schifato dalla qualità video, ma allo stesso tempo è un oggettino affascinante. Credo che la userò per tipo farla esplodere o per fare degli esperimenti strani. Ho preso la mia vecchia GoPro perché come dimensioni, ragazzi, sono uguali.
Cioè, anzi, la GoPro, questa qua, sporge anche molto di più. Sono esattamente le solite dimensioni. Ovviamente poi così si richiude nel suo scafandrone ed ecco qua che torna ad essere subacquea. Diciamo che non la considero un action cam, perché ovviamente essendo a 30 fps le immagini in movimento veloce non si vedono molto bene. Le action camera, come appunto può essere una GoPro, sono fatte per riprendere scene d'azione, quindi almeno 60 fps devono farli, perché altrimenti sennò l'immagine viene tutta sfocata e non capite niente. Quindi mi raccomando di non incappare in truffe se trovate cose del genere in giro nei negozi, specialmente in negozi improbabili come quello che ho trovato io. Ma occhio anche su Amazon, che spesso ci sono action cam che non sono assolutamente valide e sono vendute a prezzi molto alti. Se volete vi lascio in descrizione un'action cam economica ma che comunque ne vale la pena. Andate a dargli un'occhiata su Amazon, che appunto i prezzi salgono e scendono, ne vale la pena. Quindi mi raccomando, attenti a non incappare in truffe, passate dai link in descrizione del mio Instagram. Vi chiedo appunto di seguirmi sul mio Instagram, lo trovate in descrizione, come appunto iscrivetevi al canale per non perdervi altri nuovi video e attivate la campanellina. Qua da Davide e dalla GoPro a 10 euro è tutto, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video.